Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Come vi dicevo ieri, oggi vi porto la mia versione del gioco che vi ho messo in descrizione sotto al mio ultimo video, che ho imparato dal canale Umi Web TV, al quale vi invito ad iscrivervi se non siete ancora iscritti. Allora, per questo gioco uso le Bicycle Viola. Che belle che sono. Eccole qua. Le Bicycle Viola, cuori, quadri, fiori, picche. In questo mazzo, se lo volete acquistare, ovviamente sul sito lasso nella manica.com, neanche a dirlo, troverete un jolly solo e quattro carte particolari, anzi scusate, tre carte particolari, che sono questi quattro di cuori fatti così. Non so, si può fare qualche routine, magari qualcuno che ha manualità, eccetera. Bene, noi queste qua adesso le togliamo perché non ci servono. Qui abbiamo tutte quante le carte normali, giusto? Non ci sono altri jolly né niente. Allora, ci schiariamo un attimo la voce, andiamo un po' a mescolare il mazzo. Dopodiché chiedo allo spettatore di fare un taglio per determinare un punto di partenza, può farne anche più di uno, come vuole lui. Supponiamo si fermi in questo punto ed ora vado a prelevare delle carte. Ne prelevo innanzitutto 4. Perché 4? Perché 4 sono i semi delle carte da poker, no? Cuori, quadri, fiori, picche. E ora ne prelevo 13. Perché 13? Beh, perché sono i valori di un mazzo di poker dal lasso al re, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Questi due mazzettini li mettiamo per il momento qui. Ed ora invece andremo a scegliere dei numeri casuali e farà tutto quanto lo spettatore. Gli chiedo di tagliare per quattro volte una porzione di carte compresa tra 10 e 20 e di andare a contare quel numero di carte. Quindi supponiamo tagli così, andrà a contarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Andiamo a prendere la quinta carta. Perché? Perché la quinta carta? Perché 1 più 4, 5. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Secondo taglio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 stavolta, quindi prenderemo la quarta carta. 1, 2, 3, 4. Terzo taglio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, quindi la settima carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quarto e ultimo taglio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, quindi l'ottava carta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cacchio, mi sono dimenticata di fare una cosa, porca vacca. Vabbè, la faccio adesso, ma nella performance avrei dovuto farla prima. Allora, nella performance, mamma mia, che roba che sono. Cioè, la performance sarebbe iniziata con una predizione, ok? Una predizione. Ma poi comunque nel tutorial ve lo spiego. Benissimo, abbiamo quindi prelevato quattro carte che sono quattro come quelle dei valori, giusto? Ma non sono quattro carte a caso, bensì, guardate un po', abbiamo due tre neri, quindi due gemelle, abbiamo due 10 rossi, quindi due gemelle, altre due gemelle, i sei neri e i 9 rossi, altre due gemelle. Adesso però andiamo a vedere la mia predizione. La mia predizione era un 9 di fiori, ma basiamoci solo sui valori. Questo gioco è tutto incentrato sui valori. 9, perché 9? Perché se vado a togliere 9 carte dal mazzetto che mi è rimasto, 9 dalla cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 9 dal fondo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sapete quante carte mi rimangono? Tra l'altro, cioè, notare una cosa,
Sono finita sul 9 di fiori come la mia predizione e la prima carta era un 9 di picche come la mia predizione, cioè qua ci sta un applauso. Grazie, grazie. Sapete quante carte mi rimangono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, esattamente come le 13 carte che abbiamo scelto prima. Ma anche queste non sono 13 carte a caso, bensì sono due gemelle, due gemelle, due gemelle, 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 così via fino alla fine. Ok, questa era una versione, spero vi sia piaciuta, forse un po' troppo arzigolata, ma adesso ve ne faccio una molto più easy. Allora, arrivo subito, mannaggia la predizione che me la sono scordata prima. Allora, un attimo che rifaccio lo stack, intanto vi anticipo qualcosa sul tutorial. Allora, per fare questo gioco praticamente vi basterà mettere le gemelle in due mazzetti diversi e che siano nella stessa posizione, cosa che abbiamo già visto mille volte, e praticamente ripetere i passaggi che ho fatto io nel video. E ricordatevi però, quando iniziate, di avere il vostro mazzo ma di avere anche la vostra predizione, ok? Questo 9 che vi dà la scusa per togliere 9 carte dal fondo, 9 carte dalla cima, ve ne restano 13 e in questo modo potete anche fare la vostra porca figura con le 13 carte rimaste, che saranno coerenti così come le 4. Ok, benissimo. Una versione più easy. Finti miscugli, poi fate tagliare allo spettatore e dite di andare a prendere le prime 4 carte sulla cima determinate dal suo taglio. Cosa molto importante, non vanno contate invertendo l'ordine, ma vanno prese così, 1, 2, 3, 4, ok? Ora, le gemelle di queste 4 si trovano verso a metà, ok? Quindi voi dovete mescolare in questo modo nel cavo della mano, quando siete più o meno a metà le pelate una a una, ok? E poi di nuovo a blocchetti, però non è finito perché dovete togliervi 13 carte. Quindi, per esempio, la prima volta ne pelate 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, andate sopra il mazzo, e la seconda volta 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, un finto taglio se volete, ed ora siete pronti per cominciare, perché il gioco è automatico, dovrete fare esattamente le stesse cose. Quindi fate tagliare, magari se avete anche 4 spettatori meglio, così ognuno fa qualcosa. Il primo spettatore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, quindi si prende l'ottava carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poi l'altro spettatore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quindi la sesta carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ancora 15, quindi ancora la sesta carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E infine l'ultimo spettatore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quindi 1, 2, 3, 4, 5. E incredibilmente le 4 carte saranno gemelle, 4 rossi, i 5 neri, i 3 rossi e le donne rosse. Molto bene, questa era la mia versione divisa in due, una un po' più arzigolata, l'altra un po' meno, che poi c'è anche un miscuglio, quindi potrebbe magari essere più carina questa qui della precedente. Fatemi sapere cosa ne pensate, e fatemi sapere anche che cosa ne pensate del gioco originale. Io lo trovo veramente, ma veramente molto figo, soprattutto il controllo di questi 4 assi nel ventaglio, che poi vengono estratti, bellissimo, bellissimo.
E basta, spero che tutto ciò vi sia piaciuto, lasciate un like e noi ci vediamo, penso già domani con un prossimo video, anche perché mi restano pochi giorni di convalescenza, quindi ne approfitto per mettere più video che posso. Vi ricordo l'ultima cosa prima di salutarvi, contattatemi su Instagram, sul mio nuovo profilo, chipstagram.challenge. A gennaio partirà una nuova challenge con nuovi premi. Bene, ho detto tutto, vi saluto, vi ringrazio. Ciao!